Sento molto questo tema dei vari studenti di cinema del Centro Sperimentale di Arte che pensano che se un film viene registrato su una pellicola è un film migliore rispetto se un sensore elettronico. E oggigiorno la Kodak che ha fatto questo grande sbaglio di non capire un certo tipo di progetto a un certo momento, che è caduta completamente, oggi produce 8 mm o Super 16. E molti dicono, oggi sto girando film in pellicola. Sì, ma con che idee? Cioè, l'essere umano ha sempre sentito il bisogno di esprimersi con le immagini, cominciando dalle caverne, facendo i graffiti, poi ha preso dei pezzettini di marmo, ci ha fatto dei mosaici, e poi hanno cominciato a dipingere sul legno, e poi su tela, e poi su un'asta sensibile in bianco e nero, e poi a colori, e poi panoramica, e poi in 3D, e adesso digitale. Qual è la differenza? L'oggetto, ma non l'idea. Cioè, è una cosa assurda quello che stavo pensando di questa cosa. Io ho detto a Woody Allen, quando ci siamo incontrati, Woody, tu hai fatto più o meno 60 film, io voglio, sempre in pellicola. Cosa ne pensi? Cosa vorresti fare? Cioè, non lo so, ma qui non c'è più il laboratorio a New York, non so dove dovremmo andare a cercare la pellicola. La stessa cosa in Italia. La cosa che ha chiuso l'ufficio e la tecnologia ha smesso tutto. Io sono senza padre e senza madre, come dicevo prima. Per cui, perché non capiamo che la parola progresso è una parola che non possiamo far altro che o spingerla, accelerarla o rallentarla, ma non la possiamo fermare. Perché non entriamo insieme in questo mondo digitale, lo cerchiamo di capirlo e forse cerchiamo anche di migliorarlo? E vedete, tutto d'accordo, vi prendiamo. E io ho già fatto delle prove, devo dire grazie a Carlos che mi aveva spinto prima a fare un progetto in digitale in un momento in cui io non credevo ancora che il digitale fosse al livello della pellicola. Però lui mi disse, Matteo, stai tranquillo, per me è importante che io vedo l'immagine mentre giriamo, bella, sono bel mondo a colori e non un'immagine temporanea. E poi questo progetto che ormai sarà distribuito fondamentalmente in Blu-ray, in televisione, eccetera, non credo che andrà nei grandi schemi, era flamenco. E ho fatto quella prima esperienza. Dopo quello ho cominciato a fare, ho fatto la prima esperienza a Venezia con Giuliano Montaldo sulla prima Sony nel 1983 e poi ho cominciato a controllare le cose, cioè seguivo, diciamo, l'andare della digitale. Finalmente vi ho detto, cominciamo. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Io con la Sony F65 registro 200 miliardi di informazioni. Non c'è un proiettore nel mondo, non in Italia, in America, in Cina, in Francia, eccetera, per tutto li può proiettare. Proiettano soltanto, non solo i 4K, ma 12 bit colori. Mentre noi ne registriamo 16 bit colori, un numero che nessuno mai usa. Non lo dice perché sanno che lì è punto. E mi proiettano 77 milioni di sfumature. E le altre 199 miliardi di sfumature dove stanno? Neanche dico a 16 milioni, ma non fatemi ridere. Un attimo solo, che forse penso che Saura voleva aggiungere qualcosa sul digitale. No, perché io credo che la digitalizzazione della fotografia nel cine è un avance portentoso, ¿no? O sea, io credo che stiamo nel comienzo di una nuova possibilità, cada vez mejores, ¿no? Yo soy partidario, siempre he sido partidario. En España yo creo que he sido uno de los primeros fotógrafos que ha utilizado la digitalización porque pensaba que era futuro inmediato, ¿no? Frente a otros fotógrafos que pensaban que no. Pero una de las cosas que yo creo, sinceramente, que en el mundo entero hay miles, tal vez, no sé cuántos, cientos, miles de personas que con una camarita pequeña pueden hacer un maravilloso film con dos o tres personajes. Creo sinceramente que se puede hacer, que todo el mundo, muchos jóvenes están trabajando sobre eso. El problema es que no accedemos a ese material, no sabemos cuál es el producto de eso, ¿no? O sea, cuáles son unas buenas películas o unas malas películas. Pero estoy seguro de que en ese sentido se ha democratizado el cine, ¿no? Para bien o para mal, porque los que somos profesionales desde hace muchos años
nos sentimos un poco asediados por este mundo nuevo, ¿no? Pero al mismo tiempo fascinados, yo en mi caso, por el fascinado por la tecnología, por los avances. Pero es verdad que dice Victorio que si no hay una idea clara, pues no se puede escribir tampoco ni siquiera un buen libro o una buena película, claro, si no se sabe lo que se quiere contar. Pero también pasa con los pintores, ¿no? O sea que la pintura hoy en día esta la cantidad de pintores que hay en el mundo entero, que tampoco conocemos exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea que estamos en un mundo un poco caótico en ese sentido, ¿no? O sea, es un momento difícil, ¿no? Para todos. Difícil porque es que la posibilidad de acceder a los diversos trabajos, a la dirección, a la fotografía, etcétera, es que todo el mundo puede hacer una buena fotografía con un móvil, no sé, cualquiera de ustedes puede ser un fotógrafo magnífico, ¿no? Si se lo propone, bueno, si se lo propone y tiene un poco de cuidado con el encuadre o incluso desencuadrando, ¿no? Puede ser muy interesante, ¿no? O sea que yo creo que la capacidad del ser humano es infinita. Por ejemplo, pienso, yo tengo 7 hijos, ¿no? Y a todos les he dicho que dibujaran desde chiquitito, ¿no? Desgraciadamente, casi ninguno se ha dedicado a dibujar bien. Yo dibujo bastante bien, ¿eh? O sea, lo digo de antemano, ¿no? Pero yo creo que todos podemos dibujar, todo el mundo puede dibujar, si se lo propone y si tiene un espacio mínimo, ¿no? De tiempo. Yo creo que todo el mundo debería dibujar, vamos, mucho más. Todo el mundo debería saber solfeo, que yo no sé. O sea, todo el mundo debería tener acceso a la música. No sé, en general, yo lo que propongo es que la cultura debe ser una cosa mucho más amplia de lo que es hoy en día y se debe cuidar muchísimo. Porque yo creo que lo que queda de nuestros países, en el fondo, de Italia, de España, son los grandes personajes. ¿Verdad? Los pintores, los escritores, los arquitectos, etcétera, ¿no? Es lo que queda. Lo demás se olvida todo, ¿no? O sea, pero bueno, yo pienso que hoy en día hay esas personas también capaces de hacer una obra importante. Y yo lo que creo es que hay que fomentar eso, ¿no? O sea, que el gobierno, que sea, ¿no? El Estado, deben fomentar la cultura porque es el único bien que tenemos de verdad, en serio, ¿eh? Bueno, y termino esta proclama ya. Gracias. Io, per quanto riguarda la digitalizzazione, credo che la digitalizzazione della fotografia sia sintomo in realtà di un grande progresso, perché può apportare delle nuove possibilità in questo mondo. E in Spagna sono stato uno dei primi ad essere proprio a favore della digitalizzazione. Credo che nel mondo ci sono tante persone, tanti giovani al giorno d'oggi che stanno facendo del loro meglio, ma sono sicuro che potrebbero diventare dei grandi professionisti della tecnologia. Come un buon libro però ha bisogno di una buona idea e di un buon scrittore, anche i pittori hanno bisogno di una buona tematica e ci possono essere bravi pittori come dei cattivi pittori. Questo è un momento abbastanza caotico, è un momento difficile, anche perché tutti possono essere in grado di fare delle foto con il cellulare, anche utilizzando una determinata inquadratura che sia più giusta o sbagliata. Ritengo che l'essere umano sia un essere speciale. Io personalmente ho avuto 7 figli che non hanno intrapreso la strada del disegno, mentre io disegno molto bene, ma credo che tutti possiamo essere in grado di disegnare, tutti dovremmo saper disegnare. La cultura deve essere ampia, perché quello che rimarrà dell'Italia e della Spagna saranno appunto i bravi architetti, i bravi pittori, i bravi musicisti. Oggi credo che siamo pieni di persone che possono fare delle grandi cose e che il governo quello che deve incentivare è proprio la cultura, perché è l'unica cosa che ci resterà.